Buona serata, ben ritrovati. Tra poco parte dentro la notizia. Anche questa sera abbiamo molti argomenti da affrontare. Innanzitutto ci occuperemo dell'emergenza sanitaria in Puglia. I numeri stanno scendendo anche in questa occasione, con piano piano una situazione che sta lentamente tornando alla normalità. Tra l'altro, vi diciamo che il Consiglio dei Ministri ha approvato nuove misure per quanto riguarda la DAD, in modo particolare il settore scolastico. Parleremo anche del rinnovo alla giunta comunale di Trani. Il sindaco Bottano ne ha spiegato le finalità. Poi ci occuperemo dei festeggiamenti di un centro commerciale, il suo compleanno, i 25 anni, con particolare attenzione al sociale. Per lo sport, nuova beffa per l'audace Cerignola: dopo il 3-3 contro il Fasano, simile risultato anche contro il Molfetta. E dunque l'emergenza sanitaria in Puglia. Il bollettino regionale odierno ci dice che i numeri sono ancora in calo. Esattamente, siamo a 7.141, con 2.155 casi nel Barese, 1.726 nel Salento, 1.067 nel Foggiano, poi 803 nel Tarantino, 628 nel Brindisino e 651 nella BAT. E questo ovviamente mette in evidenza il fatto che la campagna vaccinale non solo sta dando i frutti sperati, ma anche con la consapevolezza di uscire da questa situazione nel più breve tempo possibile. Tra l'altro, ricordiamo che le mascherine saranno obbligatorie fino al 10 febbraio, ed anche per quanto concerne le discoteche potranno riaprire prima di San Valentino. I gestori dei locali da ballo avevano fatto una esplicita richiesta in tal senso al governo, che è stata ampiamente accettata, ed adesso bisognerà effettivamente capire le cose come andranno. Adesso ci spostiamo a Trani, dove è cambiata la giunta al comune della BAD, la sesta provincia pugliese, ed a spiegarne i motivi è stato proprio il sindaco della cittadina tranese, Amedeo Bottano. Sentiamo. Riparto con una giunta a 7, lo diciamo subito, nel senso che due delle caselle resteranno libere. Ho aspettato infatti da parte della lista Bottaro e la lista Con delle indicazioni, soprattutto sulla conferma di un nominativo politico, di chiaramente di indicazione prettamente politica. Non c'è stata unità di intenti in entrambe le liste, ho mantenuto ferma la posizione, e cioè che quello che pretendo è assolutamente quell'unità di intenti che è per me importante per poter amministrare con una grande stabilità politica. Non ho voluto fare come avrei fatto in passato, lo dico con molta sincerità. Il primo sindaco era un sindaco forse anche troppo a volte duro, ma al contrario, aspetto sicuramente che all'interno dei rispettivi gruppi politici si faccia maggiore chiarezza. Nel frattempo la città non può aspettare, nomino una giunta a 7 che di fatto contiene le indicazioni politiche fatte da tutti i partiti o i gruppi politici che hanno mantenuto assolutamente quella unità di intenti, quella compattezza al loro interno diciamo, le figure più tecniche che andranno praticamente ad integrarsi con quelle politiche in una giunta che quindi dovrà riprendere subito velocemente il cammino, perché mai come in questo momento la città ne ha bisogno. E
Intanto oggi il Consiglio dei Ministri ha varato delle novità importanti per quanto riguarda la scuola, soprattutto nella consapevolezza di poter eliminare pian piano le restrizioni a cui ci siamo abituati ormai da un anno e mezzo. I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una maggiore riapertura del paese, ha detto il Premier Draghi nelle prossime settimane. Andremo avanti su questo percorso di riapertura e continuando a seguire l'andamento della curva, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti. Per quanto riguarda tutte le scuole, a partire dalle scuole elementari, scolari e studenti vaccinati non andranno più in andade. La didattica a distanza scatterà quindi solo per i non vaccinati o guariti e durerà solamente 5 giorni. Per la primaria la DAD scatterà dopo 5 casi positivi, per la secondaria scuola secondaria se si superano i due casi. Il provvedimento è stato fortemente osteggiato dalla Lega che non lo ha votato e critiche sono state espresse dal Partito Democratico. Adesso andiamo ad occuparci di Sanremo, sta per cominciare la seconda serata. Ieri boom di ascolti e emozioni a tinte forti che andiamo a rivivere insieme. Il Festival della Canzone Italiana compie 72 anni. Sì, ma Sanremo, dopo un anno e mezzo, torna ad essere il cuore della musica e della socialità. Il pubblico torna a riempire il teatro Ariston, dato significativo, senza ovviamente dimenticare il dramma di chi non ce l'ha fatta. La musica torna da padrone non solo con cantanti di razza, Ranieri e Morandi, ma anche le giovani generazioni non sono da meno. I grandi ritorni, i Maneskin, passato un anno dal loro trionfo prima a Sanremo, poi in campo europeo, emozionano e danno linfa vitale ad una carriera partita dalle strade. Fiorello è un fulmine introbabile in altri paesi, dalla litigata finta con Amadeus al tifo da stadio per la rielezione di Mattarella. Poi Berrettini al suo ritorno dopo un Australian Open indimenticabile ed intenso. I Medusa che finalmente tornano a far ballare e a farci sentire umani come non accadeva da tanto tempo. La grazia e l'eleganza di Ornella Muti fa da sfondo ad una prima serata che rimarrà nel cuore degli appassionati e soprattutto della grande musica che è tornata finalmente a battere ciglio. Mimmo Siena, World News 24. E adesso parliamo dei festeggiamenti di un centro commerciale, 25 anni di attività, non facciamo nomi per non fare ovviamente pubblicità occulta, ma mette in evidenza fino al mese di aprile un contest in cui è protagonista il terzo settore. Solidarietà a catena si chiama e punta a premiare l'impegno di chi ogni giorno è in prima linea per contrastare le povertà e contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei più deboli. Sono una ventina le associazioni che hanno dato la loro adesione tra Foggia e provincia. Alle associazioni il centro ha aperto anche uno spazio all'interno della galleria centrale per poter promuovere gratuitamente le proprie iniziative. E adesso andiamo alla pagina sportiva. Nuova beffa per l'audace Cerignola in Serie D nel turno infrasettimanale della seconda giornata del girone di ritorno. I ragazzi allenati da Michele Pazienza sono stati sconfitti, anzi, più che sconfitti, subiti il pareggio per 3-3 dal Molfetta, quando a 20 minuti dalla fine erano avanti di 3-1. Con l'aiuto della regia andiamo a vedere tra breve il quadro completo. Vi ricordo che per quanto concerne questa partita, le danze erano state aperte dal vantaggio della formazione ospite, esattamente con Guadalupi. Poi c'era stato il pareggio di Sirri per l'audace Cerignola e lo stesso giocatore aveva portato in vantaggio la formazione opantina. Dall'altro c'era stato anche il terzo gol ad opera di Loris Palazzo. Poi negli ultimi 20 minuti accade di tutto. Durvas sigla il 2-3 per il Molvetta e al 44esimo Guadalupi sigla il 3-3 finale. Con questo risultato e anche vedendo la grafica
L'audace Cerignola viene superato in vetta alla classifica dal Bitonto che ha battuto il Brindisi per 4-0. Questi sono tutti i risultati della giornata. Bisceglie Casarano 2-2, Bitonto Brindisi 4-0. A Caserta Bassano batte Casertana 3-1, Brancavilla Nocerina 1-1. A Lavello San Giorgio batte Lavello 1-0, Marigliellese Rotonda 0-0, Matino Sorrento 2-0, Audace Cerignola Morvetta 3-3, Gravina Altamura 1-0 per la classifica che possiamo vedere, eccola qui: Bitonto 46 punti, Audace Cerignola quota 45, Francavilla 38, Casano 37 e Gravina a quota 36. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di Dentro la Notizia. Vi ricordo che i servizi e le edizioni dei telegiornali in continuo aggiornamento li troverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo come sempre domani alle 8 con Mattina 24 Live. Buon proseguimento di serata.